stasera, a Carlo Alberto nella chiesa, Francesca Morvillo, Giancarlo Siani, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Rocco Di Cillo. Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine a punti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il turbo rotto nei sistemi troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante piglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un posto. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro l'istituzione organizzata. Cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica, la testa si gira, aggiusta, la mira, ragiona. A volte condanna, ma a volte perdona, semplicemente, semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli, come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che esercita oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza del cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Tu resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa, che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.